Allora, siamo giunti all'ultimo modulo, il modulo 4. Allora, il modulo 4, vedremo innanzitutto un'integrazione delle query. Eccolo qui, query. Quindi vedremo delle query semplici per selezionare delle feature all'interno di una tabella. L'esercizio non c'è di questo, ci sono le slide, però secondo me sono fatte abbastanza bene. Ci sono i comandi principali per selezionare degli oggetti all'interno di un layer. Nello specifico vedremo il layer delle località Istat 2011, poi lo vediamo. Poi io ho messo qui una serie di plugin, ce ne sono tanti, quindi vedremo quelli evidenziati in grassetto, sono quelli che vedremo come esercizi, gli altri sono abbastanza semplici secondo me, quindi qualcuno magari li può vedere anche da solo, poi se c'è qualche problema, insomma, mi può sempre scrivere, perché altrimenti non facciamo in tempo a vederli tutti, perché sono davvero tanti, e mi dispiace tralasciare qualcuno che magari era importante anche vedere, però la scelta è ricaduta su questi, perché sono quelli che secondo me nel campo della professione possono essere di aiuto. Vediamo innanzitutto la parte delle query. Qualcuno di voi mi ha scritto e mi ha chiesto se potevamo vedere delle query essenziali per selezionare appunto degli oggetti. Chi usa i GIS conoscerà benissimo questo operatore, l'operatore OR. L'operatore OR si tratta di uno deve avere in mente sempre l'unione, quindi io voglio unire Roma con Milano e Napoli, quindi fare una selezione di 1, 2, 3 e vederli tutti. Quindi io da tutti questi oggetti voglio vedere solo l'unione di questi, questi e questi, ed eccolo qui. Quindi tenete in mente sempre che gli operatori booleani, quindi OR uguale unione. Quindi se io per esempio voglio selezionare i comuni di Roma, Milano e Napoli, se io prendo il mio layer, che è uno shapefile chiamato così, questo è il link dove scaricarlo se volete ripetere l'esercizio tal quale. Quindi è denominazione dove denominazzi ci sono tutti i nomi dei comuni, delle località, o meglio, delle località, non si parla di comuni, ma sono le località, quindi centri urbani, centri storici, eccetera, eccetera, quindi sono una serie di poligoni frammentati che poi costituiscono appunto il comune. E quindi denominazione Roma, OR denominazione Milano, OR denominazione Napoli. Viene fuori questa selezione qui, quindi una cosa semplice. Se poi la stessa cosa può essere scritta pure con l'operatore IN. Esempio, la medesima query può essere scritta in maniera più sintetica. Denominazione in, quindi contenuta, questa denominazione deve contenere Roma, Milano, Napoli. Stessa cosa, quindi uno può usare l'una o l'altra, quindi sappiate che l'operatore in, tra parentesi, fa la stessa cosa di OR. Un altro operatore molto importante è AND. L'operatore AND è l'operatore dell'intersezione. Infatti, esempio, il cancelletto nella programmazione, voi potete copiare tutta la cosa e salvarla, tutta la query e salvarla. Serve praticamente è un carattere che il programma non legge, quindi tutta la stringa che viene successiva a questo carattere lui non la legge, per cui se uno vuole mettere questo cancelletto per spiegare quello che la query fa, lo potete fare benissimo, salvarla, copiare e incollare dentro appunto la selezione per
per query e lui funziona benissimo anche col cancelletto. Quindi ritorniamo all'end, quindi selezione i comuni della regione Lazio, in questo caso io vi dico codice regione 12 per la regione Lazio, con altitudine maggiore di 600 metri sopra il livello del mare. Quindi nel mio database ho due campi, code range uguale 18 e altitudine, in questo caso noi la vogliamo maggiore di 600 metri, per cui semplicemente scrivendo code range uguale 12 and altitude maggiore di 600, vengono fuori tutte le località all'interno della regione Lazio che hanno altezza a quota maggiore di 600. Quindi è un'intersezione tra il codice 12 e 600. Quindi vengono fuori l'intersezione di questi due campi, ok? L'intersezione tabellare, o meglio, degli attributi. Poi passiamo ora all'operatore NOT. L'operatore NOT, per esempio, io voglio selezionare i comuni della regione Lazio, code reg uguale 12, tranne i comuni di Rieti, Latina e Roma. In questo caso, vedete, dalla selezione la query sarà così. Quindi code reg uguale 12, code reg uguale 12, ok? Dove 12 è tutta la regione. Io quindi voglio selezionare tutte le località che hanno codice reg 12, tranne una, quindi quelli che hanno denominazione Roma, Latina e Rieti. Okay. E quindi qui nella selezione vedete che è tutto selezionato tranne le località che ricadono appunto in Roma, Latina e Rieti. Quindi è un altro operatore logico, semplice, che uno deve conoscere per fare delle query. Stessa cosa il not in, la query precedente in maniera più sintetica, quindi posso utilizzare anche qui una intersezione tra la regione, tranne e la denominazione che non sia Roma, Latina e Rieti. Quindi selezionami tutto tranne questi, not in. Quindi ricordatevi questi semplici operatori, con questi potete fare tutto, tra parentesi, allungare, diciamo così, l'espressione per poi ricavare anche cose più importanti. Un altro operatore molto utile è l'operatore like. Okay, l'operatore like, per esempio, io voglio selezionare tutti i comuni che iniziano con la lettera A. Ok? Quindi denominazioni like A. Mi raccomando, le virgolette per i cambi di testo. Infatti, noi abbiamo visto 12 e senza virgolette, quindi questa è la sintassi per fare le query. Ok? Cosa inversa invece, voglio tutti i comuni che terminino con la lettera A, quindi si cambia la percentuale, il carattere percentuale, ok, e si mette A, A maiuscolo, A minuscolo, perché A è quella che inizia, la piccola è quella che finisce. Ok, quindi era importante vederli, perché da questi poi, concatenando altri operatori, potete fare tutto quello che volete. Molto spesso sono delle espressioni complicate, quindi io ogni volta che riuscite a fare quello che voi avevate in mente di fare, perché non sempre riescono a volte le espressioni, uno deve ritentare più volte, lo dovete sempre salvare. Ok, e quindi da lì poi potete co copiare la radice, il codice, tutto quanto e costruire altre espressioni. Quindi abbiamo visto le cose principali. Ora passiamo ai plugin, diciamo, più interessanti. Uno tra quelli più conosciuti è Quick Map Service di Next.js. Praticamente sono le base map di OpenStreetMap, Bing, Esri, Google e tutto quello che sono servizi gratuiti, insomma, in rete. Questi li abbiamo visti già nel corso degli esercizi, quindi passiamo avanti. Un altro plugin interessante, anche se io preferisco il visualizzatore di QGIS, il visualizzatore 3D di QGIS è molto più definito.
Questo è abbastanza buono, diciamo, tra virgolette, però le immagini sono molto sgranate perché renderizza diversamente, insomma, l'algoritmo è diverso, è più leggero questo qui, però quell'altro è molto più definito, per cui per cose di dettaglio è meglio utilizzare quello suo di QGIS. Un altro creatore molto di questi vedremo qualche esercizio di quelli più importanti. E SRTM Downloader, questo qui permette di scaricare dei raster che hanno la Z, quindi dei DEM fondamentalmente con una risoluzione di circa 30x30 metri. Uno si deve registrare al sito della NASA e poi può procedere al download del DEM a seconda dell'area che noi selezioniamo. Qui ci sono degli esercizi da vedere, è un plugin molto, molto interessante in quanto permette di tracciare i piani che intersecano, cioè di stimare, diciamo così, l'intersezione tra un piano geologico e la superficie topografica. Poi ci sono altre opzioni. Ma fondamentalmente questo plugin a noi ci serve per vedere se i piani che noi abbiamo tracciato sono giusti o meno. E altro plugin molto importante che ci permette di ricostruire la nostra geologia è QProf. Questo ci permette di realizzare non solo i profili topografici come primo step, ma anche i profili geologici, mettere tutte le informazioni che noi ci interessano, sono proiettate su un profilo. Di questo c'è un esercizio in due parti. Qui viene spiegato, poi magari con l'esercizio vediamo anche le slide passo passo. Ok, quindi passo avanti. Alla fine verrà fuori una ricostruzione con un programma di grafica di questo tipo, se le cose sono andate a buon fine, insomma. Se tutti gli elementi che noi abbiamo riportato sono giusti, se la nostra interpretazione soprattutto è giusta. Si può, diciamo così, forzare un po' questo plugin anche per allineare i sondaggi lungo la sezione. Poi vediamo anche qui nell'esercizio come fare, no? Per fare delle correlazioni litostatigrafiche, statigrafiche o di semplici parametri geotecnici, per esempio. Un altro plugin molto importante è questo che ci permette di ricostruire le nostre, diciamo così, le nostre direzioni degli strati. Si tratta di un plugin di misura. E poi vedremo un esercizio, diciamo, sul funzionamento di MZ Tools, che è un tool che ha messo a punto il CNRI, l'Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria di Roma. E stessa cosa anche per la CLE. Poi vedremo altri plugin come Value Tool, che noi abbiamo visto già negli esercizi precedenti, e poi un altro molto, molto utile è QuakeCAD dell'INGV. Sono dei servizi praticamente in linea e che ci permette di scaricare dati di vario tipo relativi ai terremoti, al catalogo, l'intensità sismica, le stazioni RAN e tutto quello che poi già presente sul sito INGV. Un altro più che plugin, uno, il secondo è un plugin Dataplot, ci consente di fare appunto dei grafici. Il primo invece è una funzionalità che ha QGIS col Control 6 vengono richiamate tutte le funzioni statistiche re relative a un campo numerico. E con questo passiamo alle esercitazioni che poi vedremo in dettaglio tutte queste cose negli esercizi. E con questo abbiamo visto, appunto, sono andato molto veloce per dare più spazio agli esercizi.